Buongiorno e bentrovati da Andrea Semino. Oggi presentiamo una nuova edizione speciale di TG Turismo dedicata al parco tematico Italia in miniatura di Rimini. Un ringraziamento particolare va a Costa Entertainment per la preziosa collaborazione e per il supporto tecnico. Partiamo con il primo servizio. Abbiamo intervistato Antonella Bianchi, responsabile media del parco tematico e del gruppo Costa Entertainment in Romagna. Eccoci, bentrovati. Oggi siamo a Rimini. Quello che vedete alle nostre spalle è il famoso parco tematico Italia in miniatura. Siamo in compagnia della signora Antonella Bianchi, che è la responsabile media del parco e del gruppo Costa Entertainment Romagna, giusto? Giusto. Perfetto, buongiorno e bentrovata Antonella. Buongiorno. Buongiorno. Allora, raccontiamo un po' la storia di questo parco. Tanto quando nasce? Italia Miniatura nasce, apre al pubblico il 4 luglio del 1970, quindi è prossimo... Sono 50 anni praticamente. Esattamente, esatto. L'anno prossimo compierà 50 anni, che è un bellissimo traguardo. Un bellissimo traguardo. Per quello che possiamo definire il primo parco tematico in Italia. Ecco, la proprietà non era di Costa Entertainment prima, no? Il parco fa parte del gruppo Costa Entertainment dal 2014, okay, insieme ad Aquafano Oltremare, Acquario di Cattolica. Perfetto. Prima la proprietà era di? La proprietà era di una famiglia italiana, la famiglia di Ivo Rambaldi, il sì. Fondatore, appassionato d'arte, architettura, cultura, viaggi, al punto tale da portare tutta la sua famiglia ogni fine settimana nelle meravigliose città d'arte, vicoli, borghi storici che abbiamo in Italia, e proprio perché aveva questo desiderio di trasmettere ai suoi figli la cultura per il nostro paese. Poi che successe? Con l'occasione di un viaggio all'estero si imbatté in un paese di lingua tedesca, sì, in un parco miniature, quindi ebbe la folgorazione, disse: ma con tutte le belle cose che abbiamo in Italia, perché non facciamo noi una grande mappa 3D in modo che l'Italia possa stendersi come un unico colpo d'occhio, certo, e che tutti possano capire quanto è bello il nostro paese? Detto fatto, il suo mestiere era tutt'altro, perché si occupava di termoidraulica, era un idraulico, però aveva un garage. E per come... cui era appassionato e si divertiva appunto a realizzare, esatto, questo. E come Steve Jobs nel suo garage cominciò a sviluppare queste prima tematiche, l'idea e poi alla fine un'impresa. Ecco, qui tocchiamo un po' tutte le regioni d'Italia, praticamente dalla Valle d'Aosta alla Puglia, trasversalmente anche dalla Sicilia fino al Trentino Alto Adige. Esatto. Per cui diciamo alla Sardegna, che è là sulla terraferma, ma certamente. Per cui tutte le località sono rappresentate, quelle a vocazione turistica, ma sono poli culturali e artistici soprattutto che vengono rappresentati in questa location, ok? Io vedo anche tante scolaresche qua. Ecco. Sì. Avete creato proprio un indotto, un qualcosa di particolare, no? Per far arrivare queste scolaresche, avete trasmesso un po' a tutti la voglia di conoscere, di conoscenza. Vuol dire che avete anche sviluppato qualcosa a livello ludico e diciamo ricreativo, un po' il concetto della Costa Entertainment. Esatto, si può dire che questo parco, ma proprio per la storia che ho raccontato di come nasce dal desiderio di far conoscere qualcosa di bello e di eterno, questo parco è didattico proprio per concezione, proprio come sua ideazione, e quindi è un parco edutainment a tutto tondo. È il primo parco sviluppato su una tematica unica, per questo che nel 1970 il concetto di parco tematico così famoso all'estero in Italia era un po' una novità, e questo spirito di conoscenza però attraverso il gioco, il divertimento, l'interazione, i trenini che sfrecciano, i pulsanti da premere, le attrazioni nelle quali entrare, giocare, navigare, è un po' il successo di questo parco e anche il successo di una didattica basata sull'apprendimento giocoso. Sono contenta che abbia notato le scolaresche, perché sono uno dei nostri fiori all'occhiello, il certo, fiore all'occhiello di tutto il gruppo e di questo parco. Ecco, in questa Italia appunto in miniatura che vediamo alle nostre spalle, i monumenti sono stati realizzati con delle dimensioni molto ridotte, giusto? Più o meno la proporzione quant'è di questo? Si muovono tra 1,25 e 1,33, i più piccolini 1,50.
1,50. Ricordo che sono il 4 luglio del 1970 il parco aprì al pubblico con 50 monumenti. 50. Oggi sono 273 solo nel parco miniature. Perfetto. So che avete anche dei reparti diversi tipo Venezia, no? Ecco, quanto è stata la proporzione, quant'è di questo diciamo Canal Grande di Venezia? Venezia è un'attrazione navigabile, ci si imbarca, si percorre l'intero Canal Grande con delle gondole, giusto? Con delle gondole, imbarcazioni, certo, che vengono spinte da pressione, quindi certo, si naviga in silenzio, poi anzi poi la invito provarla, a farci una, perfetto, romantica gita in va gondola. Bene, va bene. E il Canal Grande è riprodotto in scala 1:5 rispetto, sì, all'originale, quindi è un quinto dell'originale, okay, e si approda in una bellissima piazza San Marco dove si sentono anche i rumori dei piccioni, dei turisti. Ecco, perfetto. Altre piazze ci sono? Certo, Piazza Italia è la sede dei nostri eventi ed è dominata dalla facciata della chiesa della Basilica di Santa Croce a Firenze. Ok. E Piazza Italia vanta un palcoscenico di 20 metri per 13, dei camerini, quindi proprio il nostro centro eventi. Okay, le cose belle le facciamo lì. So che avete anche un ambito, diciamo, dedicato all'Europa. Piccolino, però intanto comincia a svilupparsi, no, mi sembra. Esatto, c'è una piccola Europa perché siamo europei, quindi è giusto che i tanti turisti stranieri che vengono a visitarci trovino un pezzetto di casa loro. Rappresentiamo i monumenti più emblematici e la troviamo là dietro alle Alpi. Perfetto, vedo che sta arrivando il trenino panoramico, ecco. Questo è uno anche dei momenti, diciamo, importanti, no, del parco, perché la gente è anche presa d'assalto, perché ti permette di visitare un po' tutto e poter fare le fotografie, ed è anche molto suggestivo, no? Ecco, altre cose, il prossimo anno mi diceva sono 50 anni, avete in programma qualche progetto futuro, qualche iniziativa in funzione di questo? Sì, abbiamo in programma tantissime cose, tantissimi eventi, pensiamo veramente a una festa lunga un anno. Proprio per questo il gruppo Post Entertainment si sta preparando già da qualche anno. Abbiamo iniziato l'anno scorso con il rifacimento delle piazze italiane. Ci sono 109 piazze che sono state rifatte mattoncino per mattoncino, proprio a mano, perché devono riprodurre esattamente l'aspetto della piazza originale. Ci sono 273 miniature che restano esposte agli elementi, alcune sono proprio le stesse dell'apertura, quindi contiamo che sono miniature, certo, che hanno 50 anni, che sono state ristrutturate, siamo in restyling continuo, poi dopo le vedremo con i, certo, nostri occhi. Andiamo nel dettaglio praticamente. Ci sono 5.000 veri alberi in miniatura, che sono uno dei punti d'orgoglio del parco. Che sono molto ben curati, in effetti, sono tutti dislocati su tutto il territorio praticamente. Esatto, devono riprodurre un po' quella che è la distribuzione della flora italiana, quindi abbiamo conifere al nord, olivi, melograni, palme al sud e soprattutto sono curati in modo da poter mantenere la forma dell'albero originale, perché chi viene a Italia in miniatura e guarda questo paese in miniatura ha proprio l'impressione di trovarsi nell'Italia vera e quindi diciamo che i nostri monumenti sono a prova di zoom, per quanto ci si avvicini non si coglie, certo, il danno. Certo. Altre cose da aggiungere? Il parco è dislocato su 85.000 metri quadrati, chiaramente noi ci divertiamo insegnando, ma ci divertiamo anche divertendo, certo, e facendo stare bene le persone. È un bel lavoro, possiamo, esatto, dire. È un bellissimo lavoro, infatti ci, certo, sono molte attrazioni di corollario, alcune adrenaliniche, la stessa monorotaia che ci sta passando alle spalle è la prima monorotaia elettrica su più livelli inaugurata in Italia, infatti non va tutta nello stesso, non è tutta sullo stesso livello, però ha un piccolo saliscendi, c'è una vecchia segheria per provare l'ebbrezza di un tuffo tra le rapide di un fiume, c'è la riproduzione in scala 1:3 del monumento più rappresentativo di Rimini dopo il ponte di Tiberio, che è la Rocca Malatestiana, la sede del signore di Rimini, Sigismondo Malatesta, che nella nostra versione è diventato teatro di assedi medievali. Come li facciamo? Spruzzandoci acqua con 32 cannoni. Ah, ecco, per cui è anche divertimento allo stato puro, diciamo. Decisamente, no? Sì. Ecco. Vogliamo aggiungere qualcos'altro? Diciamo che quello che possiamo aggiungere è, a questo punto basta con le chiacchiere, andiamo a goderci il parco. Perfetto, allora ringraziamo la signora Antonella Bianchi per averci fornito tutte queste belle notizie, noi ci addentriamo e andiamo a conoscere le varie particolarità del parco. A dopo.
Andiamo ora nel backstage per vedere da vicino coloro che lavorano per il mantenimento del parco. Un grande lavoro oscuro da parte di maestri artigiani che riportano le miniature al loro iniziale splendore. Bene, siamo qui all'interno del laboratorio di restauro dell'Italia in miniatura. Siamo con il signor Boschetti Bruno, sì. Esatto, che è il restauratore appunto delle miniature che vediamo qui. Uno dei restauratori, perfetto. Questo è un lavoro particolare, direi, no? Non sì. È un lavoro comune a tutti. Assolutamente. Ecco, ci vuole tanta pazienza, tanta abnegazione, passione, e tanta professionalità, immagino. Tanta volontà. Ecco, queste splendide miniature che avete creato e state restaurando, vanno un po' a toccare tutte le località italiane, certo. No? C'è uno studio anche di base, immagino. Sì, ci sono dei disegni tecnici, le foto, tutti i rilievi sul posto e tutto. Ecco, per cui riproducono esattamente come i particolari sono delle varie piazze. Sì. In che materiale vengono realizzati questi piccoli monumenti? Sono materiali isolanti, poliuretanici e resine. Poliestere. Per ristrutturare, diciamo, una miniatura di questo tipo, parlo di tutto il complesso, quanto tempo occorre medialmente? All'incirca un mesetto, dopo dipende dalle condizioni della miniatura, comunque dai 15 ai 30 giorni. Quanto tempo resiste una miniatura di questo tipo agli agenti atmosferici? Usando dei prodotti molto validi, diciamo che una miniatura restaurata oltre 10 anni. 10 anni di durata. Ok, voi state ristrutturando un po' tutte le miniature. Un po' tutte le miniature. Ecco, per cui ora sotto processo di restaurazione ci sono queste, sì. Poi ne andranno altre, immagino, sì. No? Certo. E questo è un lavoro continuo ciclico. Che si svolge sì. Ciclico, sì. Per cui non ci si ferma mai. Ecco, una cosa. Perché dopo finito il giro bisogna ricominciare. Molto perpetuo, possiamo sì. Definirlo. Sì. Ecco, sì. Perfetto. Quando sono state costruite queste miniature, parliamo di circa 50 anni fa, giusto? Primi anni 70. Con quale materiale erano state costruite? I materiali sono rimasti gli stessi. Questi materiali isolanti poliuretanici, però si usava un sistema completamente artigianale. Ah, era tutto fatto a mano? Tutto fatto a mano. Ah, ok. Con pochi attrezzi. Non c'era nulla di preconfezionato? Non c'era nessuna macchina automatica all'epoca. Benissimo. Allora, diciamo il prossimo anno il parco compie 50 anni, ecco, tutte le miniature sono ristrutturate, ok? Buona parte. Qual è la novità per l'anno prossimo? Per l'anno prossimo si prevede di installare queste scenette in tutte le piazze con questi personaggi e creare appunto queste disposizioni in modo che... Cioè verranno collocati dei personaggi in miniatura, in scala perché ogni modellino stesso. Non è mai no, nella ogni stessa modello di miniatura può avere una scala diversa. Ah, sono tutte proporzioni diverse, scale diverse, ecco. Ci sono varie proporzioni. Benissimo. Ecco, vediamo un attimo la fase di lavorazione, no? Come avviene. Sì. Questo modellino e questo sono la stessa miniatura. La stessa miniatura. Ecco, ci possiamo spostare un attimo qua per vedere meglio. Sì. Allora, io vedo qui le torri, ad esempio, che hanno una colorazione grigio, sì. Si mette a favore di telecamera, hanno una colorazione grigio perla. Sì. Questo è un fondo, immagino. È un fondo. Ecco, cosa serve esattamente? Per dare l'effetto invecchiamento. Invecchiamento. Per che cui rimane questo scuro. Lei, con questi colori che sono sì. acrilici, vengono poi colorati i monumenti sopra in questa maniera. Questo fondo è sfumati, per cui c'è non solo un lavoro di miniature, ma anche di pittura di vera pittura, e propria, sì. Per cui è anche un pittore sì. Oltre, sì. Dopo oltre a questo tipo di bisogna dare l'effetto dell'invecchiamento. Ecco, della questa che piazza è esattamente? San Gimignano, questa è la... È la cattedrale, per cui municipio è stato tutto ristrutturato sì. Proprio in funzione. San Gimignano, lo sappiamo, un po' la Manhattan della storia sì. Antica, perché ha tutte queste torri, sì, queste torri che ricordano un po' i grattacieli di New York e pertanto diciamo è molto storica, richiede una lavorazione molto particolare, molto dettagliata. Sì.
Io vi devo fare i complimenti perché effettivamente qui abbiamo un qualcosa di straordinario, un po' fuori dalle norme, ecco. E sotto un certo punto di vista vi invidio anche perché è un lavoro creativo, ma direi molto molto bello, ecco. Grazie per la considerazione. Io la ringrazio di questa esposizione e non vedo l'ora poi di vederla finita e inserita nel suo habitat. Va bene? Grazie, a dopo. Grazie. Noi proseguiamo il nostro giro. Grazie. Buon lavoro. Mille. Arrivederci. Ecco, siamo insieme a un altro dei restauratori che si chiama Graziani Giancarlo. Sì. Qui stiamo ristrutturando un monumento che è Palazzo Madama di Torino. Di Torino, esatto. Allora, qual è la restaurazione che ha portato qui al palazzo? Allora, questa era una miniatura che aveva più di 30 anni. Sì. E c'era bisogno di fare un restauro un po' più approfondito rispetto ad altre. È stato stuccato tutte le parti che si erano rovinate e in più è stata sostituita alcune parti della balconata superiore facendo stampi nuovi in silicone con varie colate. Questo è silicone, no, allora viene fatto uno stampo in silicone per poter fare varie copie, okay. Perché questo sono elementi ripetitive, certo. E allora si può fare il pezzo riprodotto varie volte ed è una resina. Ah, una resina poliuretanica. Ecco, quanto può durare in questo caso? Ah, questa qui altri 15-20 anni. 15-20 come anni, perfetto. Sì, sì, sì. Perfetto. Per cui anche il tetto è stato ristrutturato? È stato ristrutturato, cambiato tutti i vari pezzi del tetto che si erano rovinati, quindi è stata fatta tutta la parte sopra, lasciando indietro alcune parti che possono durare ancora anni, il resto è stato per cambiato. Cui bisogna solo stuccare e colorare praticamente. Adesso ormai siamo arrivati a un punto che sono rimaste alcune parti da ristuccare, posizionare tutti i vari elementi che sono sulla balconata, compreso anche le statue. Le statue, certo. E dopo si può ricominciare la verniciatura. Benissimo. Quanto tempo richiede medialmente una ristrutturazione di questo allora, genere? Come questa, un mesetto. Un mesetto, un mesetto sì. Va bene. Io la ringrazio e le auguro buon lavoro, allora. Grazie. Buona continuazione. Noi proseguiamo nel nostro tour all'interno del parco. Eccoci, ci siamo trasferiti nel reparto animazione. Qui abbiamo praticamente il signor Mammino Antonio, che è il... Sono, faccio tecnico manutentore del reparto animazione. Perfetto. È un po' tutta l'attrazione. Allora, che cosa consiste esattamente il suo lavoro? Riparare le micro-animazioni nel parco. Che sono principalmente trenini. Trenini, tutto questo. Esatto. Così. Questi sono strutture, elementi che realizzate voi da sì, zero? Sì, sono state proprio queste solo per l'Italia in miniatura. Solo per Italia in miniatura. Ecco. E con che materiale vengono? È una resina. Una resina. Invece per la parte motrice, questa è una locomotrice. Questa è la motrice, no? Del treno, la parte che traina tutto. Che traina tutto esatto. E questo invece è il carrello di supporto. Folle, ok, sì. Esatto. Poi viene assemblato. Insieme. Come vengono regolati, diciamo, i percorsi? I percorsi sono regolati mediante un PLC che gestisce un po' tutta la parte. PLC si intende per chi non. Un PLC è, in poche parole, da un tempo di percorrenza da ipotetico da Bologna a Roma, deve impiegarci. Computerizzato, sì, diciamo, no? Deve dare un tempo, c'ha un tempo di percorrenza. Pertanto, se non rispetta quel tempo, viene sospesa l'alimentazione al treno. Ecco, la manutenzione di questi oggetti, di questi treni? La manutenzione sono un po' la parte meccanica, solamente catene, ruote e le spazzole. Quanto viene fatta medialmente? Periodicamente ogni mese. Quasi. Ogni mese sì, praticamente. Sì. Quanti trenini ci sono nel parco? Sono intorno a... Allora, sulle 8. 8 veloci. 3, 4, 5 lenti. Ok. E altre diciamo strutture diciamo mobili? C'è qualcos'altro? Sì, ci sono questa qui che sono i vigili del fuoco, che è mestre. Sì. Che è un tecnicino. Anche questo si muove praticamente. Questo qui su è autonomo. È autonomo, cammina su una base magnetica. Magnetica, per cui segue un percorso ben definito, sì. Certo. Certo, dove viene posizionato questo? A Mestre, vicino. Sì, questa è la trazione di Mestre. Ecco, perfetto. Anche questo qui c'ha tutto a bordo, batteria, play audio. Sì, lo possiamo far vedere magari così.
a favore di telecamera, per cui diciamo anche questo viene realizzato completamente da voi, tutto da voi, anche la memoria interna, diciamo tutto, sono pezzi che vengono acquistati e assemblati praticamente. Ecco, per cui ci vuole anche una capacità di diciamo ci vuole una certa formazione, una formazione di base, perché non è una cosa semplice che possono fare tutti, ecco, per cui infatti è quello che si occupa, è importante. Lei quanti anni è che lavora in questo? 12 anni, per cui ha visto passare tante abbastanza tante strutture, tantissimi diciamo oggetti in movimento. Bene, a questo punto vediamo riassemblare un attimo la locomotrice. Mi sposto. Vado, a favore. Sì, prego. È molto semplice. Va in castro. Sì, va in castro. Questo è uno scatto e poi il carrello viene inserito dietro. E poi a ruota tutti i vagoni, sempre con carrello. Sempre tutto con carrello. Con carrello, sì. Ecco, perfetto. La corrente elettrica non... è un 24 in alternata. Sì, tutti ma è nelle ruote o? Nelle ruote. Qui, praticamente. Questa è una simulazione di quello che ci abbiamo fuori. Se vuole, lo possiamo vederla. Sì. Ecco, lo rimetto un attimo, perfetto. Va bene così, perfetto. Ok. Bene, a questo punto ringraziamo il signor Antonio Mammino per averci dato queste informazioni e questa dimostrazione. Noi proseguiamo nel nostro tour all'interno del Parco Italia Miniatura. La ringrazio infinitamente. Grazie a lei, buona giornata. Buon lavoro. Concludiamo questo servizio invitandovi a seguirci e a condividerlo sulle vostre pagine Facebook. Un caro saluto da Andrea Semino.